mnews.it Channel. L'informazione ha una sua prospettiva. La Fondazione Belisario per partecipare a un convegno e in questa occasione ha voluto incontrare il sindaco Lanzetta, giusto per un incontro, per evidentemente trovare spunto per qualche cosa in itinere, per vedere che cosa è possibile fare anche per quel comune, per questa terra, per questa nostra provincia. Quindi adesso il ministro evidentemente dirà lei qualcosa sul tema su cui si vuole concentrare. Diciamo che intanto sono contenta di essere qui perché non ero mai stata consapevolmente a Reggio Calabria e quindi mi faceva piacere, anche se poi devo purtroppo ridurre il tempo della mia visita e non avrò la possibilità di vedere la città come sicuramente merita. Sicuramente questa è una regione, una città che merita una visita del Ministro del Lavoro proprio per i problemi particolari che pongono sotto il profilo della carenza di lavoro, della disoccupazione giovanile, dell'assenza di opportunità anche per le donne, che sono anche un tema di mio grande interesse, visto che oltre al lavoro e al welfare io ho anche la delega alle pari opportunità. Domani l'incontro è specificamente con dei giovani. Io spero di poter riuscire a trasmettere quelle che sono le intenzioni veramente di cambiamento delle prospettive per i giovani, per le donne, cioè per i segmenti svantaggiati del mercato del lavoro, che la nostra riforma si propone. Non è una riforma facile da comprendere, è una riforma che, come avete visto, ha anche ricevuto molte critiche, è una riforma complessa, ma vi posso assicurare che l'obiettivo è proprio quello di aumentare l'occupazione in quantità e anche in qualità, cioè fare dell'occupazione una, diciamo, dare all'occupazione una stabilità maggiore di quella che ha avuto. Capisco, ne parlavo prima anche col sindaco, non tanto per le vicende di questi giorni, ma proprio per le difficoltà della città di cui è sindaco, difficoltà che sono legate al lavoro e in particolare proprio all'occupazione femminile. Quindi io capisco che i bisogni di questa regione sono tanti. Purtroppo il governo non è nella condizione di offrire risorse, perché le risorse, come voi sapete, oggi sono scarse, ma il governo è sperabilmente in grado di offrire la possibilità di cambiamenti che possano attirare investimenti anche piccoli e magari di aiutare nelle cose che possono rappresentare dei buoni cambiamenti anche nel medio periodo. E per esempio un cambiamento che a me sembra molto importante è di nuovo quello della formazione professionale. Questo è un tema grandissimo che di nuovo riguarda i giovani, ma non soltanto, perché la formazione professionale può anche riguardare le persone come le donne che entrano tardi nel mercato del lavoro, magari perché è più difficile trovare servizi che consentano l'assistenza ai bambini in regioni come la Calabria, e quindi la formazione professionale, cercare di realizzare degli interventi minuti ma efficaci. Questo è un tema estremamente, non tanto il miraggio dei grandi progetti, perché i grandi progetti sono difficili da trovare. Se si trovassero delle risorse per dei grandi progetti, poi magari ci sono dei progetti infrastrutturali anche per questa regione, ma non bisogna invece insistere sulle cose minute, sulle cose che possono aiutare singole persone,
a vivere meglio e ad avere una migliore prospettiva di lavoro. E poi ovviamente essere qui e incontrare oggi il sindaco Lanzetta in questa giornata per me è anche un'occasione di grande emozione, perché io trovo che lei ha avuto un coraggio straordinario. È facile, quando si vive in situazioni diverse, dire che bisogna avere coraggio. Credo che sia molto difficile averlo in una situazione nella quale il rischio è palpabile, toccabile, e lei l'ha vissuto, sperimentato. E quindi io volevo farle sentire tutto l'appoggio mio personale, ma anche l'appoggio del governo. Le posso dire che anche la mia collega Anna Maria Cancellieri mi ha detto: beh, so che vai oggi, e quindi abbracciala anche da parte mia. Quindi l'abbraccio che l'ho dato prima era non solo mio, ma era di tutto il governo. Io ringrazio di questa opportunità, perché parlare con un ministro a Reggio Calabria e parlare di lavoro per un sindaco di un piccolo paese è veramente notevole. Il ministro ha accolto e ha ascoltato quello che abbiamo proposto, quella che è la nostra proposta dei sindaci della zona ionica. Voi siete già informati che ci siamo riuniti, che abbiamo fatto una proposta unitaria, e quindi ho portato quella voce al ministro. Chiaramente abbiamo parlato di lavoro e di lavoro al femminile, anche perché nella fascia ionica regina non si può uscire da una determinata crisi né prescindere da quelle che sono le condizioni, se non si comincia a parlare di occupazione e di occupazione seria. Anche pochi posti di lavoro, pochi posti sicuri, anche un lavoro minimo, però che sia lavoro, e lavoro che sia equamente distribuito. E soprattutto la sicurezza del salario, perché come voi sapete in tutto questo periodo ho portato avanti la problematica delle serre, e quindi delle lavoratrici delle serre che lavorano in agricoltura e che non sono pagate da 2 anni. Quindi ho posto questa condizione, che è di Monasterace ma è di molti altri paesi, e l'ho sottoposta all'attenzione del prefetto e all'attenzione del ministro, perché si possa trovare una soluzione non di risoluzione della crisi, perché questo è molto difficile, ma magari una possibile strada, che sia la cooperazione o che siano piccolissime imprese che vengano ad investire a Monasterace, trovando lì le condizioni migliori possibili. Grazie. Una sola domanda. Ministro, il sindaco Lanzetta ha ritirato le dimissioni con una riserva, quindi chiamando in causa anche il governo e le sue responsabilità. Dice la Lanzetta che se entro 3 mesi non sarà applicato il minimo del programma che è stato rilanciato appunto anche dalla sala dei sindaci, lei probabilmente ritornerà. Io ho detto prima che sono contenta di... No, lo so che non è un ricatto, per quel poco che l'ho conosciuta so benissimo che lei non è una persona da ricatti, anzi è una persona di squisita gentilezza, di ferma determinazione e di grande coraggio. Devo dire, perché lei è stata così delicata, per questo prima non me l'aveva detto, abbiamo parlato soprattutto di lavoro. Diciamo che io non so che cosa era stato promesso, io credo che la cosa importante sia la legalità. Io ho fatto una domanda prima al sindaco, ho detto: ma secondo lei quanto pesa l'illegalità, o meglio la criminalità organizzata, chiamiamola col suo nome, quanto pesa sulla situazione economica lavorativa, quindi di assenza di lavoro, della regione? E lei mi ha detto una percentuale elevata, supponiamo diciamo il 70%, forse anche più. Beh, questo non è accettabile. Quindi uno Stato che non sia in grado di imporre la legalità è uno Stato che si arrende.
Quindi io, non spetta a me, perché io faccio modestamente, c'è tante grandi, il ministro del lavoro, ma credo che almeno sia determinazione di questo governo, che pure ha un orizzonte limitato, come voi sapete, di fare tutto ciò che è possibile per ristabilire la legalità. Non è accettabile che ci siano zone del paese che semplicemente sono sottratte e dove un sindaco non può svolgere il suo lavoro, che è un lavoro istituzionale al servizio dei cittadini, perché è costantemente minacciata, ma minacciata in maniera credibile, anche con spari, con incendi, e questo non è accettabile in nessun paese civile. Quindi se l'Italia vuole essere una e vuole essere civile, queste cose vanno combattute con grande determinazione. Grazie, grazie a tutti. Buonasera a tutti. mnews.it channel, l'informazione ha una sua prospettiva.